Caffaro Rore Mario, nasce a Torino, il 26 febbraio 1910. Sin dall'infanzia, mostrò i segni precoci della sua vocazione artistica. Frequentò il liceo artistico e l'Accademia Albertina di Torino. Dal tirocinio giovanile delle vetrate, passò ai temi sacri destinati alle chiese. Mai nessun tema pittorico lo interessò quanto questo. La religiosità della sua pittura divenne elemento fondamentale della sua arte. Pittore del silenzio, Mario Caffaro Rore esprime con la sua opera le maturazioni dello spirito. Ricordiamo l'opera più importante della sua produzione, la cupola della cattedrale di Medina a Malta. Solitario e schivo, nella pace del suo studio, accoglie amici e committenti, restando lontano dai clamori dei successi pubblici delle mostre. I suoi committenti più importanti furono i salesiani, per i quali diede il volto a Don Bosco e San Domenico Savio. Per i fratelli delle scuole cristiane, dipinse ritratti e numerose pale d'altare. Caffaro Rore Mario si spense a Torino il 15 giugno 2001.